zero malimpasta, ebbene sì, oggi un piatto estivo, insalata di trofie, esotica e contadina. Beh, la parola dice tutto. Vi dico gli ingredienti? Ebbene sì, guardate. Qui abbiamo 500 g di trofie, naturalmente voi potete cambiare anche il formato di pasta fresca, di quella secca, quella che volete voi, integrale. Dicevo, 500 grammi di trofie, le ho cotte naturalmente con i minuti riportati sulla confezione. Dopo averle scolate, ci ho aggiunto un filino d'olio in modo che non appiccicano, e poi le ho mescolate costantemente e le ho messe in frigo a raffreddare. Poi, qua abbiamo, guardate, sale, origano, pompelmo rosa, l'ho pelato a vivo e come vedete l'ho tagliato a pezzettini. Della granella di pistacchi, ecco perché dico è contadina ed esotica. Del mais, olio d'oliva, pomodori rossi piccolini, potete mettere anche quelli grandi. Delle olive verdi, le ho tagliate a rondelle. Mango tagliato a pezzettini, un cetriolo, del basilico fresco e della rucola. Immaginate voi che piatto estivo! Ottimo da andare a mare, la pineta e poi. Ciò che vogliamo fare, qualsiasi divertimento, anche in casa, è ottimo. Allora, cominciamo! Innanzitutto, in questa bella ciotola andiamo a mettere le olive, pomodorini, mais, mango, il cetriolo. E adesso mettiamo il pompelmo rosa, madonna mia! Allora, innanzitutto vado a dare una bella mescolata a questa buonissima pasta. Diamo una spolverata di origano, un pizzico di sale, ma giusto proprio per i pomodori che abbiamo messo. Però voi assaggiate, mi raccomando, o altrimenti attenetevi alla cottura, alla sapidità della pasta quando la cuocete. Quindi andiamo a mescolare un attimo la rucola a pezzettini e ora il basilico a pezzettini. Diamo una mescolata. Ora un'irrorata d'olio di oliva e ora la granella di pistacchi e voilà! Adesso diamo un'ultima mescolata e noi ci vediamo all'assaggio. E che assaggio! Guardate che meraviglia, pieno di colori, veramente estiva. Allora, io vado subito ad assaggiare, mamma mia! Allora, questa insalata sembra che fa parte della mia personalità, è come me, è allegra come me. Cioè, ci mi rivedo in questo piatto, veramente, che tutti i colori, tutti festosi, è come se sorridessero insieme a me. Ma io la vedo così. Comunque, sono veramente contenta di questo piatto, è buonissimo, estivo, fresco, contadina ed esotico. E con questo io vi saluto, io e la mia coppa. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima ricetta. Mi raccomando, ricordate sempre di essere felici.